Ciao ragazzi e ciao ragazze, come state? Allora, questo qua è un nuovissimo video, non l'avevo mai fatto, è sui prodotti finiti e vi farò vedere i prodotti che ho terminato e vi dirò anche quali sono i promossi e quali sono i bocciati. Iniziamo subito! Devo dividerli in prodotti per i capelli e trucco. Iniziamo subito con le tinte per capelli. Allora, come avete potuto notare, ho cambiato di nuovo colore di capelli e mi piace un sacchissimo. È questo bianco grigio lilla, è fighissimo, è fighissimo. No, grigio no, silver, mi piace davvero un sacco. Approfitto di fare un attimino di pubblicità e vi consiglio un sacco Nicolas di Un Diavolo per Capello, che vi metterò qua in sovraimpressione dove lo potete trovare, la via e la pagina, perché è carinissimo, a prezzi ottimi, ottimi, ottimissimi, ed è davvero, davvero bravo, quindi ve lo consiglio. Allora, tinte, allora, iniziamo con un flop, un floppissimo, e allora, faccio una premessa. Queste due tinte qua che vi farò vedere adesso sono della Manic Panic. Allora, io adoro, adoro questo brand. Mi piace un sacco, mi piace la consistenza della tinta, mi piace un sacco il colore. Cioè, tutti i colori sono molto molto pieni e davvero mi piace un sacco. Questa tinta qua in particolare mi ha deluso davvero davvero tantissimo. Avevo grandissime aspettative e purtroppo si è rivelato un flop allucinante. Questa l'ho comprata al Cosmo Prof, se non vi ricordate il video ve lo linko qua sotto nell'info box e nel box informazioni, ed è questa. Questa qua è Sinymph di Manic Panic, appunto, e come vi feci vedere nel video, era, vi metto anche una foto, era un color verde acqua, ma meraviglioso, avevo veramente grandissime aspettative. Era comunque una nuova linea, era la Cream Tone Pastel Effect. Allora, io obiettivamente, prima di utilizzarla, ho cercato anche un attimino su internet delle foto, no? Perché tante volte mettono le foto del prima e del dopo, di come rende il colore sul capello, e obiettivamente non c'era nulla. Nulla, ma veramente nulla. Sul loro Instagram non c'era nulla riguardante la linea Pastel Effect. Infatti, il risultato è stato questo. Come avete potuto notare, era tutto tranne il colore che c'era nella confezione, ho sputato l'insputabile. E quindi, boh, non lo so, mi ha deluso un sacco perché praticamente questa qua dovevo farmela. Non sono andato appunto da Nicolas, da Un Diavolo per Capelli, e ho detto fammi questa. E quando l'abbiamo applicato, se riesco a trovare una foto, ve la metto. Era veramente il colore che c'era nella confezione. Quindi mi ho detto wow, che figo! Era acqua marina, verde acqua, era veramente figo. Poi abbiamo sciacquato e mi ha decolorato praticamente al bianco, quindi potete capire voi. Ed è venuto un verde mela. Ma era anche carino da vedere, ma non era quello che è. Cioè, queste tinte qua costano 13 euro. No? Forse rendo l'idea. Quindi niente, bocciatissima, bocciatissima, e penso che sia stato davvero un flop per queste tinte qua, perché non ho visto pubblicità da nessuna parte, non ho visto su YouTube ragazze che ne parlavano, ragazze e ragazze che ne parlavano, quindi bocciata. Poi, sempre al Cosmo Prof eccetera, ho preso questa qui, che è Boy, come cacchio si chiama? Bad Boy, sempre di Manic Panic. E questa è stata una figata, appunto. Cioè, Manic Panic. Purtroppo quella linea lì è stata uno schifo. La linea base permanente è fichissima. Il colore era meraviglioso. Era anche questo qua era un turchese. Vi metto la foto. Come avete potuto notare, era un turchese fichissimo. Io questo qui. Allora, ero andato dal parrucchiere che mi ero fatto. Cos'era? Verde smeraldo. Poi pian piano scoloriva, ha scolorito tantissimo, tantissimo. E ho voluto recuperare il colore applicando questa. Ed era veramente, veramente bella. Dura comunque quelle 2 o 3 settimane.
dipende quante volte vi lavate i capelli e dipende anche quanto ce li avete rovinati, perché a me di solito, ok, prima mi duravano un po' di più, quando mi sono fatto l'arancione, quindi un po' di tempo fa, non mi durava nulla perché avevo le punte talmente tanto rovinate, talmente tanto porose, che il colore scivolava via, quindi permetto, non sono un parrucchiere, quindi ma comunque mi era durato davvero un sacco. Ovviamente queste tinte qua, essendo semi permanenti, andando via con i lavaggi, scaricano un sacco, però davvero ottime. Questa anche l'avevo pagata 10 euro e le rivendono in tantissimi, c'è tantissimi negozi rivendono Many Panic, che costano più o meno 13 euro. Poi un'altra tinta, questa l'ho comprata a Verona quando ero andato, e praticamente io sentivo sempre parlare questa tinta della Direction, però ovviamente qua a Trieste credevo non le vendessero, invece le vendono, ho scoperto che le vendono, però costavano tipo 10 euro obiettivamente, anche no. Questa qua l'ho pagata 6 se non erro a Verona in un negozio dark, non mi ricordo, penso sia l'unico negozietto dark che c'è in tutta Verona, è davvero bello. E la Mandarin, vi metto una foto, ecco come avete ripotuto vedere, notare, e era davvero bello il colore. Io prima ero andato dal parrucchiere a farmi l'arancione, poi ovviamente a Verona sono stato 4-5 giorni, il colore mi è durato 5 giorni, ok? Poi quando sono tornato a casa l'ho fatta ed è davvero figa, ed era lo stesso colore che mi ha fatto il parrucchiere, quindi wow! E bella, per il rapporto qualità-prezzo è favolosa. E devo dire che è molto simile alla Manic Panic. Come pigmentazione, come consistenza. L'unica cosa è che questa ha una consistenza più più cremosa, non so come spiegarlo, più cremosa. Questa ha una consistenza un po' più dura, cioè non è dura, è strana, cioè sembra di maneggiare del pongo, non so come ovviamente è liquida, però densa, non liquida, mamma mia, aiuto. È comunque densa, però sembra di maneggiare del pongo. È strana come consistenza, però è figa. Comunque, Manic Panic non abbatte nessuno. L'ultimo prodotto per i capelli è questo, che è uno shampoo anti-gallo. Io lo utilizzo tantissimo, perché facendo sempre colori molto chiari, a parte questi colori qua colorati che mi ero fatto, facendo molto spesso il bianco, il platino, il grigio, eccetera, uso molto spesso lo shampoo anti-gallo. E allora, questo è della K-Pro, e l'ho comprato e l'ho pagato sui 12 euro se non erro. È molto buono, ovviamente questo non ricomprerò questa marca qui, io compro spesso quella della L'Oreal, sì, è della L'Oreal. Sì, il silver, e quello è il mio preferito che uso da tantissimo tempo, e quindi questo non lo ricomprerò, comprerò quello, perché comunque qua non lo trovo, quindi insomma. E vabbè, sono fantastici, nulla da dire, perché i capelli così o molto chiari è fondamentale, perché va a togliere il giallo in una maniera allucinante. Adesso passiamo al make-up, e anche qua sono prodotti che ho finito di recente, prodotti un po' più vecchiotti tra virgolette, però volevo darvi la mia appunto e farveli vedere. Allora, il primo prodotto per il trucco è questo, il mascara di Lancome, il Star. Io prima utilizzavo l'Hypnose Drama, che mi piaceva un sacchissimo, e l'ho finito, non lo trovo più, penso l'avrò buttato via. E questo qua è il mascara, vabbè, secco come non mai, ombre ovunque. Allora, era davvero valido, molto buono, era molto intenso, un nero davvero wow, umizzava abbastanza le ciglia, non le allungava più di tanto, sinceramente
non lo ricomprerò questo. Questo non lo ricomprerò perché volevo comprare il mascara della Too Faced, il Better Than Sex, perché ne parlano benissimo, tutti ne parlano benissimo, dicono che è il miglior mascara. Quindi proveremo. Penso che ricomprerò quello, questo non lo riprendo. Comunque è davvero davvero molto molto valido. E anche non essendo waterproof durava un sacchissimo e non mi colava. Neanche neanche mettendolo sulle ciglia inferiori. Stava lì perfetto anche se sudavo. Non scolava, quindi favoloso. Io fai cosa qua? Ma io vorrei capire come mi sono fatto stamattina adesso io. Vorrei vedere nel video, cioè, guardate, cioè, sarà lo scala. Aspettatemi un attimo. Oh, ma c'è detto questo mondo? Ma come poi, cioè, vabbè. Toccante sempre la mano. Cioè, me l'ho dimenticato qua in realtà. Vabbè. Poi... Eyeliner, io avevo comprato così un po' di tempo fa, per curiosità, questo qua della Wet n Wild, l'H2O Proof Liquid Liner di Wet n Wild. Allora, devo dire che è stata una scoperta questa, perché qua a Trieste non c'era la Wet n Wild fino a poco tempo fa, e... Un giorno ho detto proviamolo, non costava tanto, costava 6 euro, e waterproof, vediamo al limite se non funziona. Cioè, fighissimo, davvero figo, nerissimo, indelebile, cioè della serie che tu lo mettevi e non andava via, e facevo quasi difficoltà a struccarlo, quindi per farvi capire, per me è fantastico. Questo, sono passato qualche settimana fa, e ho detto lo ricompro, non l'ho trovato. Vabbè, vi faccio vedere com'è il pennellino, è così, in feltro. Penso abbiano cambiato proprio il packaging, ora vi faccio vedere quello che ho preso. Credo abbiano cambiato proprio il packaging, e lo scovolino è diverso perché è molto più sottile. Questo qua è quello nuovo, che ha lo scovolino molto molto più sottile, e questo è quello vecchio, ce l'ha un... dov'è? Aiuto. Ce l'ha un po' più goffo, cioè goffo, un po' più grosso. Questo qua è più da precisione, mi piace davvero un sacco, mi piace ancora di più di questo qui, quindi fate voi. Fantastico! Questo era promossissimo, era fighissimo, davvero ottimo, quindi promosso. Lo ricomprerò, sì, però l'ho comprato nell'altra formulazione, vi farò sapere. Comunque la scrivenza è identica. Poi, altro prodottino è questo qua della Essence, il Make Me Brow. Che è un mascara colorato per le sopracciglia. È questo qua, piccolino, e mi piace un sacco. Questo lo ricompro assolutamente, perché costa 3 euro giù di lì, ed è fighissimo. Non è waterproof, questo qua è il 2 Brownie Browns. Non è waterproof, ma... non scola, dura tantissimo ed è davvero ottimo, mi piace davvero un sacco. Anche il colore era azzeccatissimo, quindi promossissimo, e lo ricomprerò. Poi un prodotto che vi feci vedere in un video, comunque questo qua, che adesso l'ho proprio finito, credevo fosse finito in tutti i sensi, invece no, ce n'era ancora un pochino, ma vabbè, insomma, ormai le è andate, infatti non so se si può notare che si vede oltre. Ed è quello della Kryoline Lip Stain, il Rock. Vabbè, era molto figo, era fighissimo, come vi dissi, l'unica pecca era lo scovolino, che essendo fatto a setole, mettendolo dentro si spennacchiava, quindi quando andavate a stenderlo vi faceva tutti i puntini fuori e vi sminchiava un pochettino il trucco labbra. Non lo ricomprerò, ho già ricomprato tantissimi altri della NYX, avevo comprato, come vi facevo vedere, quello della Wycon, ci sono tantissimi dupe di questo prodotto costa 22 euro e passa, e obiettivamente no, non lo riprenderò. Di Rossetti Rossi ne ho tantissimi, sia liquidi che in stick, quindi non lo ricomprerò, però era davvero davvero ottimo.
E poi un prodotto vecchissimo che, mettendo a posto i trucchi, ho ritrovato. E questo, il Lip Stain Pen. Ormai tipo non si vede più nulla. Questo lo comprai, il numero 60, questo è della Stargazer. Lo comprai, credo, la prima volta che ero andato al Cosmoprof, se non erro. Ed era fighissimo, perché, sì, mamma mia, si è incarognito. Che schifo. Vabbè, comunque, fa veramente cacca. Comunque, era fatto così, ed era tipo proprio un pennellino. Vediamo se... scrive ancora. Sì, vabbè, scrive ancora, ma... non ve lo faccio vedere perché è inquietante. Tipo, guardate, tipo, ma perché? Vabbè, comunque questo qua era molto più intenso in realtà. Ed era fighissimo. Questo lo vorrei ricomprare. Perché è tipo un pennarello. Era super preciso. Perché avendo la punta proprio tagliata, riuscivate a raggiungere anche gli angoli più difficili, appunto la pubblicità della Swiffers, e mi piaceva davvero un sacco. Durava, stingeva le labbra in una maniera assurda, cioè erano transfert, cioè wow. E l'avevo pagato niente, avevo pagato 5 euro più o meno, quindi la prossima volta che vado al Cosmoprof lo ricompro, penso che ricompro anche altre tonalità. Quindi, questi erano tutti i prodotti finiti. Finiti, vabbè, o quasi, insomma, due prodotti avranno ancora qualcosa, ma insomma sono inutilizzabili. E quindi, questo era tutto. Io spero di avervi strappato un sorriso. Spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti o alcuni di questi prodotti, come vi siete trovati. E niente, io vi mando un grandissimo bacio e un forte abbraccio. Grazie ancora per tutti i nuovi iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!